Vi siete stancati di utilizzare Zoom, avete trovato altri programmi di videoconferenza piuttosto che messaggistica e volete chiudere il vostro account di Zoom? Io sono Luca di BeatingBeat e oggi andiamo a vedere insieme come fare. Per prima cosa andiamo sul sito di Zoom, ossia zoom.us, facciamo l'accesso. In alto a destra vedete che c'è Accedi, possiamo fare il login. Inseriamo le nostre credenziali per accedere, quindi facciamo accedi e una volta che siamo nel nostro pannello di amministrazione dell'account, vedete che c'è riunioni, profilo, webinar, dove possiamo gestire tutto quanto di Zoom. Quello che dobbiamo fare è andare qua in basso a sinistra, come vedete c'è la sezione amministratore. Tra le varie voci c'è gestione account, che è quella che a noi interessa. Quindi clicchiamo su gestione account, si apriranno altre due sottovoci, selezioniamo profilo account, una volta caricato vedete che qui vi dice il vostro tipo di account, il ruolo perché ci sono anche vari ruoli e qua sotto a tutto c'è chiudi il mio account, vi basterà cliccare su questa opzione, vi chiederà di confermare se volete chiudere l'account, cliccate su sì. E tornerete nella home page perché adesso non avete più l'account. Infatti, se provate di nuovo ad accedere, sempre con le stesse credenziali di prima, adesso mi chiede di fare la verifica del CAPTCHA. È semplicemente una sicurezza in più che il sito richiede per capire se siete un bot oppure se siete una persona reale. Ecco che mi dà l'errore indirizzo email o password non corretti. Inserisci nuovamente informazioni di accesso oppure richiedi un'email per accedere all'account. Semplicemente il problema che mi dà adesso è perché io effettivamente ho chiuso l'account e questa email e la password non funzionano più per accedere. Quindi questo era come poter chiudere un account di Zoom tramite il computer, tramite un qualsiasi browser web. Se il video vi è stato utile, vi invito a iscrivervi al nostro canale, così per rimanere sempre aggiornati su varie tematiche del mondo del web, dell'informatica, piuttosto che del mobile. Inoltre, non esitate a commentare se volete farci delle domande, se volete vedere altri video che magari non trovate, che avete bisogno di qualcuno che vi aiuti a capire come fare determinate cose, di qualsiasi ambito informatico. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao!